Buonasera da Passione Politica. Questa sera abbiamo come ospite di nuovo un consigliere regionale, quindi continuiamo a conoscere questi rappresentanti del Consiglio regionale, cercando di capire come funziona questo organismo. Allora, l'ospite di questa sera è Nicola Danti. Buonasera, Buonasera. consigliere regionale del Partito Democratico, tra l'altro consigliere regionale dal 2007, perché anche nella precedente legislatura era presente, quindi a Metà. metà. E comunque devo dire che penso siano stati anni molto intensi, che siano anche due contesti completamente diversi, questa legislatura con quella precedente. Completamente È cambiato il diversi. mondo. Devo dire che no, se uno ripensa, ormai sono 5 anni, un po' più di 5 anni che sono in Consiglio regionale, è proprio l'agenda politica è completamente modificata rispetto a 5 anni fa. Non solo l'agenda politica nazionale, ma anche quella della Toscana. E devo dire oggi con maggiore preoccupazione rispetto a quando io ho avuto la fortuna di iniziare questa avventura politica. Allora, 47 anni, nato a Pelago, sposato con 3 figli. C'è stato un percorso, ovviamente, laureato in scienze politiche, poi c'è stato un percorso professionale all'interno di una società di consulenza e formazione fino al 2000, però l'impegno politico comincia molto presto e comincia nelle fila della Democrazia Cristiana. Perché? Ma io avevo 24 anni e ero abituato sempre a fare casino e stare all'opposizione. Il mio comune era naturalmente un comune di sinistra, poi vengo da una famiglia di tradizioni e mi iscrissi, diciamo, per la prima volta nell'89 alla DC, perché un po' di amici della sinistra democristiana iniziarono a mettere su questa esperienza importante, politica, ha portato ottimi frutti. A Firenze, in Toscana, era l'esperienza del Centro Toscano di Documentazione Politica con Lapo Pistelli, Giacomo Bigli, insomma, cominciamo un gruppettino di ragazzi. Poi io entrai in Consiglio Comunale a Pontassieve all'età di 24 anni, allora nella Democrazia Cristiana. Poi chiaramente ci fu tutto il periodo di Tangentopoli, il cambio. E da allora ecco, abbiamo fatto un percorso, uno pensa, tutta la Seconda Repubblica che ora sta Che finendo, ora sta l'abbiamo vissuta finendo. in diretta, Dunque, non è? lei da Democrazia Cristiana, poi c'è stato questo passaggio al Partito Popolare, la Margherita, fino ad arrivare Al PD. al PD. Ecco, in tutto questo ha mai avuto un ripensamento? È stato No, difficile seguire questo percorso politico? devo dire che è stato un percorso molto lineare ed è stato un percorso politico molto lineare almeno fino a 3 anni fa, quando l'esperienza del Partito Democratico è stata un'esperienza straordinaria, un punto d'arrivo, devo dire, no? Per chi a un certo punto ha capito che finiva un'esperienza politica, che era quella della Democrazia Cristiana, dei paesi divisi in due blocchi, e che cominciava un'avventura nuova, dove diciamo, i riformisti di tutti gli orientamenti culturali dovevano stare insieme, stavano insieme, quindi le tappe di avvicinamento, Partito Popolare e Margherita, poi c'è stato quel momento straordinario della nascita del PD, come un momento nel quale veramente si è respirato un'aria nuova. C'è stato un momento nel quale ho pensato negli ultimi anni che forse abbiamo fatto, cioè il PD che è venuto fuori, che purtroppo abbiamo visto non ha ottenuto il consenso degli elettori, non era quello che ci aspettavamo. Noi ci aspettavamo un partito più aperto, un partito più libero, un partito, come dire, più vivace rispetto al partito che è invece quello che è emerso dall'ultimo congresso con Bersani, un partito un po' troppo strutturato, un pochino troppo chiuso in se È un stesso. problema anche di solite facce, lei fa parte dell'ala renziana, se così possiamo definirla, del Partito Democratico, C'è un quindi. problema nazionale di facce che sono le stesse. Cioè io ricordo che quando avevo 26 anni, 27, cominciamo l'avventura del Partito Popolare, cioè per noi Rosy Bindi era un mito perché era realmente quella rivoluzionaria che noi aspettavamo, no? In fondo era lei quella che ci dava la carica. Ecco, oggi trovo che per esempio Rosy Bindi, come gran parte della classe dirigente, risulti un po' patetica a questo punto, perché ormai è un'esperienza che, voglio dire, hanno fatto una stagione importante. Altra cosa è a livello più basso, cioè a livelli regionali, locali, dove il ricambio c'è stato, però più che un ricambio di persone, da questo punto di vista, serve più un ricambio di idee, magari un modo diverso di porsi di fronte ai cittadini, Ecco, penso ma alle nuovo in modo sfide. diverso, in che senso? Ma io penso per esempio che noi abbiamo smesso di ragionare sulla società che cambia, ci siamo fermati rispetto a un quadro che era definito, che era quello, parlavamo all'inizio, soltanto 5 anni fa in Consiglio regionale
le priorità erano diverse, le risorse erano diverse, il quadro sociale era diverso. E non abbiamo mai pensato che doveva cambiare l'analisi e le soluzioni che servivano. Questo elemento è stato, cioè ci siamo un po' fermati, e da questo punto di vista le soluzioni che abbiamo individuato troppo spesso hanno guardato ai problemi di domani con gli occhi rivolti al passato rispetto a quelli rivolti al futuro. Serve un po' più di creatività, un po' più di innovazione. Beh, creatività indubbiamente, anche perché è proprio cambiato anche il contesto economico, quindi tante soluzioni a cui, no, l'organismo pubblico è chiamato a rispondere devono cambiare per forza, bisogna essere creativi. Perché lei a un certo punto si è avvicinato a Matteo Renzi e alle sue idee? Vabbè, avvicinato a Matteo, io e Matteo siamo... Sì, il percorso è molto... Abbiamo avuto un percorso anche personale da tanti anni, insieme in politica, lui è molto più giovane di me perché lui è uno... che quando cominciamo il consiglio comunale... Sono 9-10 anni di differenza. Sì, 9 anni di differenza, diciamo, via. Diciamo che a un certo punto lui ha saputo percepire quello che stava cambiando nel paese, l'ha percepito e si vede oggi come anche l'ultima battaglia delle primarie sia stata una battaglia che ex post, a distanza di 3 mesi, aveva messo perfettamente a fuoco quali erano i bisogni del paese, cioè l'agenda politica di queste elezioni era molto più chiara ed era quella le risposte date erano quelle vincenti. Però così com'ha, ormai la partita è andata così, non è che oggi serve rimuginare... No, infatti, dall'altro voglio dire, tutti pensano, è inevitabile pensare magari se c'era Renzi sarebbe andata diversamente, credo che sia proprio la prima valutazione che chiunque può fare di fronte al risultato, insomma, piuttosto insoddisfacente, ma poi che ha aggravato la crisi del paese. Però a questo punto, voi che comunque all'interno del PD siete un'ala innovatrice, perché tale così siete percepiti, come vi state muovendo? Perché qui bisogna comunque cambiare le cose a tutti i livelli. Allora, a livello nazionale c'è un tentativo in corso e tra qualche ora, tra qualche giorno sapremo se riusciremo a dare un governo al paese con questa ipotesi, che non è facilissima, che è di un governo insieme ai 5 Stelle o perlomeno appoggiato dai 5 Stelle. Se non c'è questa ipotesi, la situazione si complica ulteriormente, perché è evidente che le strade davanti saranno un paio: o le elezioni anticipate o, cosa molto, molto difficile, perché ci sono provvedimenti urgenti da prendere. In questi giorni abbiamo visto pagine drammatiche nella cronaca di persone che hanno perso lavoro e che si sono impiccate, altre che non riscuotono la cassa integrazione. C'è una situazione di grave crisi del paese, una crisi che comincia davvero a essere molto molto pesante. Fino adesso probabilmente gli italiani, con la loro storia di essere un po' formichini, un po' di il sistema anche delle famiglie allargate, ha garantito un po' la sopra. Oggi si arriva a un punto nel quale si rischia davvero. Sì, perché la crisi sta mettendo in difficoltà tutti, ma sta sterminando i più poveri, cioè quelli che hanno meno. Sta sterminando i più poveri, soprattutto c'è una classe media che... notoriamente in questo paese è stata, come dire, anche bene, insomma, no? Ma la classe media poi è fatta da 2 persone che avevano un posto fisso e che oggi, o tra disoccupazione, tra perdita del potere d'acquisto dei salari, rischiano davvero di essere messe in grave difficoltà. Allora, rispetto a tutto questo, ci sono alcune misure urgenti, tipo il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, che è assolutamente indispensabile per garantire la sopravvivenza di tante. Ma questo per spiegare, perché di fatto il governo Monti non ha coperto tutto il fabbisogno del 2013, tra l'altro nel 2012 i fondi sono finiti a ottobre, perché chiaramente è stato un anno di crisi, quindi le domande di cassa integrazione in deroga sono aumentate tantissimo. Stiamo parlando quindi di persone che magari da ottobre, che sono in cassa integrazione, ma che da ottobre non ricevono l'assegno, quindi è una situazione gravissima e deve intervenire il nuovo governo, non è la regione o i comuni che possono far qualcosa. Quindi questo elemento è l'elemento, per cui vediamo quali sono le strade. Sul piano locale noi riteniamo che si debba ripartire da una lettura della nostra società. Io ho visto le polemiche in questi giorni, le dimissioni, quella, quell'altro segretario. Qui non è un problema di dimissioni di un segretario, dell'altro, né di quello di Roma, né quello di Firenze, né quello della Toscana. Il problema è capire come si affronta questa fase. Noi sappiamo, uno, che dobbiamo rileggere i bisogni e reimpostare delle politiche, questo a livello regionale, ma anche a livello delle singole amministrazioni, oltre che nazionale. Due, che c'è bisogno di pensare a un partito diverso, ecco, un partito che dà intanto dei segnali
di sobrietà in una fase come questa, e da questo punto di vista io sono uno di quelli che sostiene che si possono trovare forme nel quale si possono ottenere non solo dei finanziamenti privati, ma anche dei finanziamenti pubblici, ma che siano volontari, cioè che non siano a pioggia e nella quantità nella quale sono stati in questi anni. Quindi in questa fase storica la necessità anche di rivedere questo tipo di elemento e poi ripartire a leggere la nostra realtà e a provare a individuare delle risposte nuove e diverse. Sto pensando per esempio a tutto il sistema del welfare, no? Noi siamo abituati come Toscana, ma un po' tutta l'Italia centrale, ad avere un sistema molto forte di protezione sociale. Questo vale per i servizi sanitari, vale per i servizi sociali, per i servizi scolastici. Ecco, noi dobbiamo, e qui sta una sfida della sinistra, rispetto alle risorse finanziarie, che sono sempre meno, decrescono a livello centrale, decrescono a livello locale, e evidentemente non si può fare ulteriore affidamento su tassazioni, perché in questo momento non c'è più margine, diciamo, per tassare. Allora bisogna reinventare un welfare che garantisca ancora i servizi, quelli essenziali, quelli non strettamente necessari, forse bisognerà farne a meno, ma che ridefinisca alcune linee di risposta ai bisogni che emergono con forza sempre di più nella società italiana e toscana. Allora, una brevissima interruzione per la pubblicità e poi andiamo a vedere se questo nella regione toscana sta già succedendo oppure no.